42 le vittime italiane negli attacchi terroristici dal 2003. Vant create site? Find free word prestemesa in plugins. Con la morte di Bruno Gulotta e Luca Russo nell'attentato di Barcellona, sale a 42 il numero delle vittime italiane negli attacchi terroristici dal 2003. 19 dicembre 2016, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, è tra le 12 vittime dell'attentato al mercatino di Natale a Berlino, contro il quale si schianta un camion guidato dal tunisino Anis Amri, ucciso 4 giorni dopo dalla polizia italiana a Sesto San Giovanni. . 14 luglio 2016, 6 italiani, tra cui uno studente con nazionalità anche americana, sono tra le 86 vittime dell'attacco condotto con un camion che travolge la folla sulla Promenade des Anglais, a Nizza. 1 luglio, 9 italiani restano uccisi nell'assalto e presa di ostaggi condotti da un commando di terroristi nel ristorante Olay Artisan Bakery di Dhaka, nel quale restano uccise un totale di 22 persone. Con la morte di Bruno Gulotta e Luca Russo nell'attentato di Barcellona, sale a 42 il numero delle vittime italiane negli attacchi terroristici dal 2003. 19 dicembre 2016, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, è tra le 12 vittime dell'attentato al mercatino di Natale a Berlino, contro il quale si schianta un camion guidato dal tunisino Anis Amri, ucciso 4 giorni dopo dalla polizia italiana a Sesto San Giovanni. 14 luglio 2016, 6 italiani, tra cui uno studente con nazionalità anche americana, sono tra le 86 vittime dell'attacco condotto con un camion che travolge la folla sulla Promenade des Anglais, a Nizza. 1 luglio, 9 italiani restano uccisi nell'assalto e presa di ostaggi condotti da un commando di terroristi nel ristorante Olay Artisan Bakery di Dhaka, nel quale restano uccise un totale di 22 persone. 26 febbraio 2010, Pietro Antonio Colazzo, un funzionario dell'AISE, l'Agenzia di Informazione e Sicurezza Esterna, viene ucciso in un attacco suicida compiuto dai talebani a Kabul. Contro due diverse guest house. 13 febbraio, Nadia Macerini, 37 anni, muore per una bomba esplosa nel ristorante Tellerman Bakery a Pune. La donna, di origine toscana, della provincia di Arezzo, lavorava per il centro di meditazione Osho Ashram, situato vicino al ristorante. 10 agosto 2006, Angelo Frammartino, giovane volontario di Monterotondo, viene ucciso da un palestinese a Gerusalemme. 7 luglio 2005, Benedetta Ciaccia, 32enne romana, viene uccisa in uno degli attentati contro la metro di Londra, costati la vita a 52 persone. 23 luglio 2005, sono 6 gli italiani uccisi negli attentati terroristici di Sharm el-Sheikh, costati la vita a oltre 60 persone. Le vittime sono Sebastiano e Giovanni Conti, Daniela Maiorana, Rita Privitera e le sorelle Paola e Daniela Bastianotti. 7 ottobre 2004, Jessica e Sabrina Rinaudo, rispettivamente di 20 e 22 anni, originarie di Dronero, in provincia di Cuneo, restano uccise nell'attentato contro l'hotel Hilton di Taba che ha provocato 34 vittime. Punto interrogativo. 30 maggio 2004, viene ucciso in un attentato terroristico contro un complesso residenziale di Al-Khobar, in Arabia Saudita, un cuoco italiano, originario di Giugliano, in provincia di Napoli. Antonio Amato, 35 anni, lavorava nel ristorante del Compo Undoasis. L'assalto terroristico è costato la vita in totale a 23 persone.
16 maggio 2003, il tecnico italiano, Luciano Tadiotto, di Oleggio, in provincia di Novara, resta ucciso in una serie di attentati terroristici a Casablanca, in Marocco, in cui muoiono in totale 41 persone. Ses/Kronos. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.